il cuore dinamico, no, mi scusi, cuore solidale oggi vi ha invitati a raccontare che cosa sono le cooperative di comunità, i forum di comunità, quale può essere il valore aggiunto per un territorio, di che cosa si tratta? Sì, noi abbiamo costituito con 7 soci questa cooperativa di comunità che è attiva da un anno e nel frattempo i soci sono diventati 11 e i lavoratori in totale sono 16 in questo momento. La costituzione della nostra cooperativa è partita da un progetto di un centro accoglienza per richiedenti asilo che a Ormea, che è il territorio in cui è la sede della nostra cooperativa, è a gestione pubblica e che quindi voleva in qualche modo inserire, l'obiettivo di inserire questo gruppo di richiedenti asilo nella comunità e per farlo, oltre a organizzare insomma lezioni di italiano, incontri con la cittadinanza, ha pensato, visto che sul territorio esiste una scuola superiore professionale una scuola forestale professionale, sono stati organizzati dei corsi per introdurre i richiedenti asilo in un mondo del lavoro che aveva delle possibilità sul territorio, no? Cioè quello della gestione dei castagnetti da frutto e della gestione della manutenzione degli itinerari turistici, quindi della sentieristica.